Sava, inaugurazione della Biblioteca San Francesco, una riqualificazione strutturale, una risistemazione e catalogazione, anzi ricatalogazione dei vari testi, una ricchezza per il territorio e non solo. Questo è un modo di fare cultura e soprattutto di avvicinare la gente alla cultura. Sindaco Iaia, cosa significa per Sava questa biblioteca e vediamo un po' il percorso che l'ha portata, diciamo, alla riqualificazione e quindi alla inaugurazione di oggi. Ma è la seconda inaugurazione in pochi giorni, io vi ringrazio per la vostra presenza, è un'inaugurazione particolarmente importante questa perché riapriamo dopo circa un anno di lavori la biblioteca più importante del nostro paese, che è la Biblioteca San Francesco, un'antica biblioteca fondata nel 1884 di proprietà dei frati minori, arricchita poi con collezioni importanti, quale quella del linguista savese Marcello Caraccio, è una struttura, una biblioteca con oltre 30.000 volumi, quindi veramente un grande patrimonio librario e culturale per la nostra città. È la seconda biblioteca che inauguriamo, la terza sarà a settembre rappresentata dalla biblioteca comunale, quindi completeremo il sistema bibliotecario urbano savese. Quindi una cittadina di 16.000 abitanti avrà a sua disposizione una realtà così importante con tre biblioteche e a disposizione appunto dei bambini, al Bonsegna e poi degli adulti, questa, la biblioteca San Francesco e la biblioteca comunale. Io ringrazio i frati minori, ringrazio padre Agostino per il grande lavoro che ha svolto insieme a tutti i frati, anche a coloro i quali lo hanno preceduto, le associazioni, Madre Terra e Sava nel Cuore che hanno collaborato in questi mesi e che collaboreranno anche nel futuro, tutti gli operatori, l'ufficio tecnico del nostro comune. Un lavoro d'equipe allargato all'associazionismo. Un lavoro d'equipe, abbiamo colto l'occasione di un bando biblioteca di comunità che ha messo a disposizione la regione, abbiamo utilizzato 500.000 euro per ristrutturare e recuperare queste tre biblioteche, quindi come amministrazione siamo veramente molto molto contenti e soddisfatti di aver raggiunto questo obiettivo. Padre Agostino Buccoliero, savese, ma un grande impegno da parte vostra, dei frati, per questa biblioteca, un impegno condiviso, partecipato poi con il mondo dell'associazionismo. Tanto amore per la cultura, per la storia, per le nostre origini, gli insegnamenti che ci possono dare i testi, i libri, soprattutto quelli di una volta. Sì, ma anche quelli attuali. Dunque, è una biblioteca ecclesiastica questa, con noi, questo aggettivo non vogliamo dire un'esclusività di materie, ma l'orientamento perché si possa fruire di questa realtà. Ovviamente è aperta a tutti, l'onere ricade sulla collaborazione di tutti, a partire da quello che noi possiamo dare a questa realtà, alla struttura e tutte queste opere, ma poi anche c'è il Comune che ci sta aiutando, stiamo fruendo anche dei finanziamenti statali, sono in realtà molto, molto pochi, insomma, è molto limitati. Quelli delle CEI anche sono un tantino di più, questo per il museo e per la biblioteca. Perché oltre alla biblioteca c'è il museo di storia naturale di missionario cinese. Ecco, un grande lavoro, perché il numero dei testi è ingente. Sì, siamo sui 30.000 per dire una cifra così, ma senz'altro ci sono almeno 10-15.000 volumi da mettere a posto, e non abbiamo altro spazio, quindi la biblioteca non può andare in tensione esponenziale, quindi va in qualche modo qualificata sempre meglio per trovare qui spazio per alcune materie più particolari. Con l'ultimo lavoro, con la biblioteca di comunità, è stata fatta una cernita, è stata fatta una verifica e sono andati via qualcosa come 5 volumi.
che non erano caratterizzanti le biblioteche, comunque superate dai criteri di biblioteconomia. Quindi si sta qualificando, non è tratta di aggiungere volumi all'impazzata, ma di qualificare quello che abbiamo. Il museo è tutta un'altra cosa e richiede più lavoro della biblioteca. La dottoressa Verdiana Toma, assessore alla cultura del comune di Sava, una iniziativa, questa della riqualificazione e ricatalogazione della Biblioteca San Francesco, che vede oltre ovviamente ai frati, oltre ovviamente al comune, all'ente civico, la partecipazione delle associazioni. Un plauso dunque a Sava nel cuore, un plauso a Madre Terra. Insomma, è bello vedere il mondo dell'associazionismo unito agli altri settori istituzionali e non, perché la cultura è patrimonio di tutti. Dici bene, Luigi, infatti il nostro comune è da sempre molto attento ad intessere un tessuto di collaborazione tra le varie associazioni, senza le quali questi luoghi dal grande valore patrimonio appunto della nostra cultura non avrebbero modo e non avrebbero strumenti appunto per poter essere attivi, vissuti nella comunità. Giuseppe Mancini, presidente dell'associazione Sava nel Cuore, osservavamo insieme agli amministratori che abbiamo precedentemente intervistato l'apporto dell'associazionismo. È molto importante questo connubio con le istituzioni, perché in fondo parliamo di una realtà in cui ci deve essere unità di intenti tra tutti. Ecco, l'apporto che voi come Sava nel Cuore avete dato per questa biblioteca. Sava nel Cuore, CLS, lo specifico sempre, è l'acronimo che sta a significare cuore, leggerezza, sinergia. Come si legge nel logo. Come nel logo, esattamente. Nasce a marzo 2021, quindi siamo molto giovani come associazione. Ringraziamo i padri francescani che ci hanno ospitato sostanzialmente, ci hanno dato l'opportunità di avere la sede legale fisica anche in questo luogo, e ringraziamo l'associazione Madre Terra che da anni opera in questo luogo, quindi è un po' ci fa da mamma, ci aiuta. Da guida, da chioccia. Da chioccia, esattamente, perché siamo piccoli, tra le tante difficoltà anche della pandemia. Il nostro contributo è quello di voler valorizzare questo luogo, la biblioteca, i musei, in sinergia con l'associazione Madre Terra, chiaramente, e fare in modo che tutti i nostri giovani, perché abbiamo tanti giovani all'interno dell'associazione, possano un giorno restare qui nella nostra comunità savese, e quindi, perché no, produrre anche reddito da associazione e diventare una realtà differente. Questo è un sogno, ci confrontiamo anche costantemente con le altre associazioni, con l'amministrazione comunale comunque, che ci ha dato l'opportunità anche di realizzare questa iniziativa dell'arte nel cuore. E quindi abbiamo sposato benissimo, d'accordo con Madre Terra, con Padre Agostino, anche abbiamo sposato benissimo, volentieri, l'idea di inaugurare la biblioteca, che comunque non ci appartiene, chiaramente, siamo solo al servizio. Tonia Torcello, presidente dell'associazione Madre Terra, oggi è il giorno della festa, tra virgolette, della inaugurazione, però pensiamo al tanto impegno, ai tanti sacrifici che voi come associazione avete sostenuto, ma lo avete fatto con il cuore. Certo, e noi abbiamo portato avanti il progetto di Padre Rosario, perché voleva che questa biblioteca, costruita dai padri francescani sin dall'Ottocento, dal 1862, poi arricchita tramite lasciti di biblioteche private e robe varie, e con i musei che lui stesso aveva portato dalla provincia di Lecce, qui il Museo di Storia Naturale e il Museo Cinese, noi pensiamo che questa struttura deve
essere un polo culturale per quanto riguarda la città di Sava, cioè deve svilupparsi in modo tale da offrire cultura. Ogni possibilità di crescita lavoro, per il territorio, perché poi con la cultura si cresce. Crescita per il territorio. Speriamo che ciò avvenga, noi ce la stiamo mettendo, ce la metteremo tutta. Ci troviamo, diciamo, all'inizio, ora come ora, con l'inaugurazione della biblioteca, proprio all'inizio di questo percorso, dopo aver lavorato tanto, e speriamo di riuscirci al più presto e proficuamente.